Non mi lascerai mai? Aveva chiesto Rick alla sua mamma Gwendy. Mai? Mai, mai, mai. Parola di lupo. Perché allora adesso lui, cucciolo d'uomo allevato con amore da una mamma con le orecchie a punta, si trova solo in quella stanza fredda con le sbarre alle finestre? Dov'è finita Gwendy? E quel luogo bellissimo, come è nato? Là dentro un giorno era caduta una stella. E quello spazio incolto all'interno del grande parco cittadino era diventato un posto speciale dove tutti, gatti, topi, scimmie e tanti altri animali, vivevano in armonia parlando tutte le lingue del mondo. Ma un bruttissimo giorno è stato spazzato via dalle ruspe di sua mollosa porchezza Pallaciccia Primo. Un orco schifoso che sogna di trasformare l'universo in un'unica colata di cemento. Tutti sono in pericolo, soprattutto i bambini della città. Chi aiuterà Rick? Chi saprà opporsi allo strapotere dell'orco? Un'unica persona. Il suo nome è Amalia Cipolloni, acrobata in pensione. Soltanto lei potrà salvare il cerchio magico.